La via Lombarda alla libertà l'ha definita il presidente della regione Lombardia Fontana. La Lombardia chiede di riaprire il 4 maggio. C'è stato un certo sconcerto anche all'interno del governo e in realtà la Lombardia è la stessa Lombardia, se non ho capito male, che qualche giorno fa chiedeva misure più stringenti al governo, ma a questa altalena un po' ci siamo abituati. Però chiedo aiuto appunto ad Andrea Purgatori. Come si decodifica questa nota della Regione Lombardia? Ma guarda, io quello che posso dirti è che ci sia l'esigenza, diciamo, di entrare in questa fase 2, di tornare a una forma di pseudo-normalità che consenta comunque la ripresa almeno di una parte dell'attività produttiva, è una questione che non riguarda solo la Lombardia, ma riguarda il Non c'è paese dubbio. intero. Poi, purtroppo, mi pare di capire, anzi, è un fatto che diciamo, questa esigenza si mescola a una questione politica, e cioè alla solita contrapposizione Governo politica che in Regioni. questo momento sì, governo regioni, ma non soltanto governo regioni, ma governo con una maggioranza e regioni governate dall'opposizione. E questa cosa non fa bene perché diciamo, è un po' un modo per tirare la giacchetta da una parte e dall'altra, perdendo di vista qual è il problema generale. Allora io in pochi secondi cerco di ricapitolare. Noi tra Piemonte, Lombardia e Veneto abbiamo avuto forse il 30-40% di tutte le morti che ci sono state per coronavirus in Italia, diciamo, l'esplosione del problema. Allora, quelle sono delle regioni dove l'attenzione deve essere massima, Altissima, perché se certo. noi fino adesso siamo riusciti in qualche modo a preservare, a tenere in piedi con le unghie e con i denti la sanità e le terapie intensive, una ripresa del contagio sconsiderata farebbe crollare tutto. Fammi dire un'ultima cosa. Fino adesso ci siamo tutti raccontati che il modello Italia aveva funzionato, quanto eravamo bravi, eccetera. Ora, io credo che mano a mano che ci avviciniamo a questa fase 2 si stanno cominciando a fare dei conti. E tra i conti noi ci dobbiamo mettere, per esempio, questi focolai di contagio abbandonati che sono state le residenze per E a anziani, quelle per carità, non arriviamo, Andrea, soltanto. te Ah, lo ecco, allora mi prometto. fermo.